in collaborazione con SOA di Lupi Silvano, Centro Cinofilo I Pioppi. Incontrarsi, conoscersi e aprirsi al mondo è esattamente quello che hanno fatto alcuni studenti della terza C della scuola media Luca Signorelli di Orvieto, che hanno partecipato al prestigioso progetto di scambi culturali europeo Comenius e che si sono aggiudicati anche un prestigioso e ambito premio. Partner scientifico per l'innovazione, un'azienda leader nel mondo digitale, Vetria SPA di Orvieto. E allora sentiamo dalla viva voce degli studenti come hanno vissuto questa bellissima esperienza sia dal punto di vista didattico che soprattutto da quello umano e relazionale. Ormai da 2 anni si è concluso il progetto Comenius, qui avviato nella nostra classe che è la terza C della scuola media Luca Signorelli, ed è stato un progetto biennale che è durato 2 anni a partire dal 2013. In realtà il progetto non si è originato appunto in quell'anno, ma è partito molto prima, nel 2012, quando Vetria, un'azienda informatica locale, si è offerta di dare in comodato d'uso degli iPad alla vecchia terza C, che oramai sono tutti ragazzi andati al liceo. Da lì questo progetto si è trasmesso a noi, che oramai frequentavamo appunto la seconda media, e abbiamo cominciato a fare dei lavori. Abbiamo avuto un sito scolastico, abbiamo cominciato a fare presentazioni, lavori digitalizzati, una scuola spagnola ci ha notati e ci ha proposto di partecipare appunto a questo progetto Comenius, che è un progetto europeo volto alla valorizzazione dell'uso della lingua straniera e attraverso anche viaggi, scambi culturali, e sempre appunto in ambito europeo. Siamo entrati all'interno di questo grande mondo che è nel cloud, appunto nella nuvola, nella digitalizzazione, gli iPad, condivisione via dati, e siamo entrati in contatto con ragazzi olandesi, ragazzi spagnoli e ragazzi inglesi. Abbiamo comunicato con loro via Skype, attraverso Edmodo, che è un social come Facebook solo appunto volto per la scuola. Abbiamo conosciuto nuove cose, nuove persone, nuovi modi di fare e anche nuovo modo di lavorare con la tecnologia. Per quello che riguarda comunque gli scambi culturali, io non so dire nulla perché purtroppo non ho potuto lasciare l'Italia, però sa dire qualcosa Martina, che è una mia compagna, soprattutto sul viaggio in Spagna, che è quello che ha concluso tutto questo percorso durato 2 anni. Allora, io ho avuto la fortuna di partecipare al viaggio in Spagna, a Valencia, e devo dire che è stato molto utile per me perché, diciamo, essendo io una ragazzina un po' timida, diciamo, mi ha reso più autonoma. Anche andando a casa di una ragazzina della mia età, ho migliorato, diciamo, l'inglese e lo spagnolo e, diciamo, le lingue. Inoltre abbiamo visitato molte parti della città, quindi abbiamo conosciuto nuovi cibi, diciamo una cultura nuova. Anche il fatto che mangiano in un orario diverso e cose diverse ci ha fatto provare nuove cose, diciamo, quindi è stato un modo per provare, diciamo, per migliorarci. Senta Preside, allora questo, diciamo, contributo è stato importante per poter consentire ai ragazzi di ampliare le loro conoscenze, e questo progetto è un progetto che voi continuerete o si esaurisce qui con questo ciclo? Allora, questo progetto, che è il progetto Comenius, finisce qui con questo ciclo. Noi siamo intenzionati ad andare avanti, cercheremo finanziamenti, cercheremo di fare in modo che comunque questo lavoro che è stato fatto in questi anni con gli iPad possa continuare, perché effettivamente ci ha permesso di veder crescere le classi in una maniera eccezionale. E poi soprattutto con iPad Me, con il Comenius, io ho detto sempre che siamo arrivati in Europa, e questo mi fa estremamente piacere. Il risultato di questi 3 anni passati a lavorare sul progetto Comenius è un ebook, un libro digitale in cui spiega la cultura e anche le origini dei paesi in cui abbiamo fatto questo scambio culturale. Questo libro, diciamo, è diviso in
tre capitoli che alla fine però diventano quattro, visto che ci sono anche dei quiz su tutto quello che è illustrato in questo libro. Ovviamente questo libro non si sarebbe mai potuto creare se non fosse stato per anche i nostri compagni di altre nazionalità, quindi olandesi, inglesi e spagnoli. Dopo tutte le uscite che abbiamo fatto in Inghilterra, Olanda e Spagna, abbiamo deciso che nell'ultimo viaggio in Spagna di fare i video che illustravano i nostri percorsi in diverse nazioni. E quindi ci siamo messi d'accordo insieme ad alcuni amici per fare questi video, e diciamo che ci siamo divertiti molto, perché non è da tutti, diciamo, andare in altri posti e provare queste emozioni, che a questa età diciamo che è bello provarle. Grazie al progetto Comenius abbiamo avuto l'esperienza che noi, in questo caso noi studenti, siamo diventati per la prima volta insegnanti, perché lavorando con queste app abbiamo avuto la possibilità di lavorare in gruppo e di poter lavorare appunto su questo libro digitale. Abbiamo fatto un lavoro di ricerca e le abbiamo sperimentate queste nuove app e le abbiamo anche valutate, le app migliori appunto con cui lavorare. Siamo tornati da Valencia pochi giorni fa, siamo tornati pieni di energia, di carica, di soddisfazione, perché ci siamo portati nella valigia il premio finale. Noi ci siamo confrontati con scuole che sono digitalmente, tecnicamente molto più avanzate di noi e ci avevano inizialmente anche messo una sorta di timore, di paura di non riuscircela a fare. Invece, grazie alla fantasia, all'immaginazione, alla collaborazione di questo gruppo di ragazzi che vedete alle mie spalle, siamo riusciti a vincere diciamo con una percentuale anche molto alta rispetto alle altre scuole, e diciamo che ha vinto proprio la collaborazione e la voglia di fare e di andare avanti. È stato un progetto che ci ha messo molto in discussione sia come insegnanti che come studenti, perché abbiamo dovuto un po' scardinare quella che è la didattica tradizionale, la didattica frontale, la didattica fatta con gli strumenti tutti i giorni, una didattica che spesso non riesce a uscire fuori dall'aula, che quindi non riesce a rompere le mura della scuola. Invece noi, usando i vari sistemi cloud, usando il sito, usando Edmodo, usando Skype, usando le mail, siamo riusciti a fare didattica oltre confine. I ragazzi hanno capito anche, diciamo, la responsabilità del dover usare questi strumenti, la responsabilità nel comunicare, nel chattare, e quindi di doversi anche comportare in maniera digitalmente corretta. Il premio più grande, diciamo, la soddisfazione di vedere questo gruppo, un gruppo che ha collaborato, che è uscito fuori dagli schemi, che è uscito fuori dalle scelte personali, che si è fatto veramente gruppo. Loro sono stati studenti, sono stati anche docenti, perché hanno scelto e fatto scelte consapevoli. È stata, diciamo, credo, una delle esperienze più motivanti, costruttive e impegnative della mia carriera scolastica, e penso della loro come studenti. Il primo viaggio che abbiamo fatto è stato in Olanda e ci siamo andati nei primi di gennaio, quindi la temperatura era molto fredda e molto diversa appunto dalla nostra, e le tradizioni che hanno loro mi hanno abbastanza colpito. Per esempio, la cosa che mi ha colpito più di tutte è che lì non bevono l'acqua, cioè io ho mangiato la carne col zucchero, è un po' strano, però è stata un'esperienza fantastica, perché vedi proprio come cambia il mondo rispetto a dove viviamo noi, che diciamo l'Italia rispetto a tutto il resto del mondo è molto piccola, cioè si sente proprio chiuso, mentre quando siamo andati in Olanda, in Spagna, in Inghilterra è stata una liberazione. Il terzo viaggio che abbiamo fatto è stato in Inghilterra, siamo partiti metà novembre e siamo partiti diversi ragazzi. Siamo arrivati e ovviamente eravamo un po' spaesati, perché fare nuove conoscenze è stato anche un po' difficile, perché bisogna anche adattarsi alle loro tradizioni, alle loro culture, e quindi è stato anche difficile, perché abbiamo mangiato presto, andato a dormire presto, e poi svegliarsi comunque a un orario diverso dal nostro. Però è stata un'esperienza molto bella, perché abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci e di conoscere nuove persone che rimarranno per sempre nel nostro cuore. Siamo stati lì 5 giorni, bene o male,
E i contatti ancora li teniamo perché ci siamo divertiti a stare con loro, e quindi in futuro, magari quando siamo più grandi, ci vorremmo rincontrare, quindi cerchiamo di mantenere il più possibile i contatti, anche se non è facile, diciamo, perché è sempre una persona che parla una lingua diversa, quindi è difficile. Soprattutto questa esperienza ci è servita perché bisogna adattarsi per forza a parlare inglese, perché se uno non lo parla poi fa la sociale, quindi... Katia Sagrafena è il direttore generale di Vetria, che conosciamo già molto bene sia come persona ma anche come azienda, che è sempre aperta al mondo della scuola, al mondo dei giovani, al mondo dell'innovazione. iPadMe, quanto è stato importante questo progetto per voi e per la scuola, l'abbiamo capito dalle dichiarazioni dei ragazzi? Per noi sicuramente è una grande soddisfazione. Io spero che questi ragazzi possano in futuro goderne di questi risultati. Quale che sia la professione che andranno a fare nella vita, sicuramente queste conoscenze digitali sono certa che saranno utilissime e arricchiranno il loro bagaglio culturale. Voi avete contribuito anche ai viaggi, no? Perché ho sentito che hanno fatto molti viaggi e la scuola, nelle condizioni in cui sta, non si può permettere questi lussi, tra virgolette. Ma noi non abbiamo contribuito, diciamo che grazie a questo progetto la scuola ha usufruito di 20.000 euro, e con questi 20.000 euro i ragazzi hanno viaggiato gratis.